Ufficialmente abbiamo avuto una delega al PUC all'architetto Nicola Vitolo e su questa tematica importante per lo sviluppo della città ascoltiamo appunto l'architetto Nicola Vitolo, il consigliere Egidio Mirra. Nicola Vitolo, allora lei ieri ha ricevuto ufficialmente questo incarico, una consulenza per il PUC. Significa che cosa? Cioè, ma il PUC allora va corretto oppure quale sarà il suo apporto? Facciamo un'intervista botta e risposta. L'apporto è quello là di riversare tutte le esperienze che ho maturato in 30 anni nel mio comune e poter dare un contributo per la migliore riuscita di uno strumento indispensabile per la città. Naturalmente ciò che succederà in gran parte sarà frutto delle osservazioni che verranno. Se le osservazioni sono condivisibili, perché tutto è perfettibile, sarà, come dire, modificato qualcosa. Non ci sarà necessità, non sarà modificato. Ma lei si è già raffrontato con i redattori di piano? Credo che questo incontro avverrà la settimana prossima proprio per affinare metodologia e strategie. Esattamente. E ora una domanda di ordine politico. Il PD ha fatto un comunicato nel quale dice che piglia le distanze da Nicola Vitolo, però non esprime nessun contenuto politico questa nota. Naturalmente, voglio dire, la domanda non va posta a me sul contenuto perché, come dire, l'ha fatto il PD che tiene una posizione, come dire, di opposizione legittima al governo della città. Il mio contributo è alla città ed è, se così si può dire, trasversale, perché il mio interesse è nei riguardi del mio paese, migliorare il mio paese. Ma questo l'abbiamo capito ed è encomiabile da parte sua. Speriamo che abbia i mezzi, non voglio dire la forza, e che la politica la sostenga totalmente in questa missione, che è difficile però non è impossibile. Diciamo che semplicemente che lo vedremo insieme, sarà un work in progress, nel senso che ieri è stato firmato, da lunedì si inizierà questa avventura. Mi rendo conto della difficoltà di questa avventura, che non è cosa semplice, ma anche perché Battipaglia ha una società socio complessa importante, fondamentale. È lo sviluppo di questa città, credo che interessa ai cittadini, non interessa né alla destra né alla sinistra, o per meglio dire dovrebbe interessare tanto alla destra e tanto alla sinistra. Egidio Mirra, chiamato su questo problema, quello della redazione del PUC, anche per la sua esperienza politica. Allora, come abbiamo accettato questa cosa e quali sono i reali motivi che l'hanno spinto ad accettare questa collaborazione, a parte il rapporto personale con l'architetto Nicola Vitolo? Beh, io, come ho detto ieri nella conferenza stampa, mi onoro di avere un rapporto di amicizia storico con Nicola, c'ho una grande stima di natura professionale, questo ci ha portato a collaborare sia quando militavamo nello stesso partito, ma anche dopo, non ha rotto questo nostro rapporto. Quindi uno dei motivi è stato questo. Poi chi conosce la mia storia politica sa che io mi sono sempre interessato della gestione del territorio, della programmazione sul territorio, che la ritengo un atto fondamentale. Quindi quando è nata questa collaborazione, lo stesso architetto Vitolo mi ha chiesto di essere presente alla conferenza stampa. Inoltre ci sono due elementi oggettivi: sono anche assessore allo sportello unico per l'edilizia privata, che verrà telematizzato, speriamo a gennaio, stiamo aspettando l'ultima fase dell'offerta e quindi di acquisire questo nuovo software che consentirà all'utenza tutta di non essere costretta in presenza, ma da casa attraverso la PEC poter interloquire con gli uffici sia presentando i progetti sia eventuali integrazioni. Inoltre con delega della sindaca mi interesso della zona ASI, e in zona ASI c'è la vicenda ZES, c'è la vicenda pianificazione che l'ASI sta facendo sulla propria area e con cui il comune sta collaborando, e quindi questo è un altro elemento che mi porta a dover necessariamente interloquire anche con Nicola, e la cosa mi fa ancora più piacere. Quindi una Battipaglia che avrà un futuro diverso, finalmente si andrà a pianificare
quello che c'è da correggere e quello che c'è da fare come sviluppo, anche perché qua c'è una riflessione da fare, che il lavoro è fermo e Battipaglia si è mosso sempre con l'edilizia. Certamente il momento economico non favorisce, perché è vero che Battipaglia si è mossa sempre intorno all'edilizia, ma anche questo fantomatico, famigerato 110 non è che ha sviluppato più di tanto perché c'è una crisi economica. Indubbiamente dare uno strumento aggiornato, dare uno strumento utilizzabile da parte dei cittadini e degli operatori economici, snello, capace di rispondere e di adeguarsi anche ad eventuali cambiamenti nel tempo, cioè chiaro nelle regole ma non rigido nell'attuazione, tenendo conto che i cicli si sono accorciati, i cicli economici, e quindi bisogna adeguarlo, sicuramente sarà un elemento importante. Noi stiamo lavorando a questo per dare alla città, quindi a tutti i cittadini, a tutti quanti, questo tipo di strumento, che non è, sarà uno strumento che andrà avanti negli anni, quindi non sarà lo strumento della giunta francese o di chi per essa, sarà uno strumento che nel tempo verrà adeguato, se aggiornato, ma sarà almeno come dice, lo strumento che per i prossimi 10-15 anni condurrà Battipaglia, speriamo, che nel cambiare il ciclo economico italiano e europeo anche Battipaglia riesca a rientrare in questa operazione di rilancio, e quindi lavoro e attività pubblica. Un'ultima cosa, è sotto gli occhi di tutti che Battipaglia sui servizi è pressoché carente, sulle fogne, sulla viabilità, e insomma questo piano interverrà anche su questi aspetti, renderà la città più vivibile secondo te? Lo dovrà, perché se non fa anche questo, se non c'è un piano dei sottoservizi serio e quindi un adeguamento delle reti materiali come fogne, acquedotto, quindi ripristino, riammodernamento, ma anche quelle immateriali come stiamo facendo, cablare la città, se tutti questi servizi non vengono tenuti conto nel piano urbanistico comunale, il piano diventerà uno strumento monco delle sue capacità di rilancio della città. Quindi dovrà necessariamente adeguare anche i servizi alle nuove esigenze, ridando più vivibilità alla città in generale.